Benvenuti alla conferenza stampa della nuova edizione di Indian Express e le vie dell'India. L'adventure game, aggiungerei io, iconico di Sky, prodotto da Banijay Italia, che torna finalmente con una nuova edizione a partire da giovedì 9 marzo alle 21.15 su Sky 1 e streaming su Now. Come abbiamo visto dall'assaggio del primo episodio, ma anche dai Lightworld di questo bellissimo studio, Pechino Express quest'anno parte dall'India. I nostri viaggiatori inizieranno un percorso, un itinerario che li porterà anche nel Borneo malese fino al gran finale appunto che si disputerà in Cambogia. Sarà un'edizione divertentissima, ricca di colpi di scena ed è per questo che non vediamo l'ora di parlarne qui adesso con i diretti interessati, a cominciare dai conduttori di Pechino Express 2023, Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Mamma e figlio, Martina Colombari e Achille Costacurta. Gli avvocati Giulio e Caterina Vergassola. Gli avvocati Alessandro De Michelis e Luca Piccardi. I sicuri Salvatore Schiraci e Barbara Lombardo. I novelli sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Le attiviste Giorgia Soleri e Federicchi. Gli italoamericani Gio Bastiani e Sandra Fiore. Le mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia. E gli istruiti Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. E pregherei Antonella De Rico, Executive Vice President Programming Sky Italia, e Fabrizio Diavolella, CEO di Banijay Italia, di Regina. Eccoci qua. Come avete visto, in realtà c'è una coppia un po' sbagliata, perché appunto Maria Rosa è sola, perché appunto Andrea Di Piero non è qui presente in studio, ma è collegato qui con noi. Andrea, ci sei? Ci sono! Ci sentiamo una meglio, eccolo, forse lì in fondo. Andrea non è potuto essere qui con noi perché stamattina aveva affrontato le prove in Valsi. Quindi Andrea, come sono andate innanzitutto? Come sono andate queste prove e sono state non so più impegnative del percorso di Pechino? Allora, sì, eccomi qui. Le prove in Valsi obbligatorie per fare la maturità, tranne per motivi gravissimi non potevo essere assente, e per quanto nel mio cuore questa conferenza sia tra quei motivi gravissimi, per la scuola evidentemente non lo era. E dunque sì, le prove credo siano andate bene. Ho iniziato da italiano, che è una materia in cui vado decisamente bene, e allora non c'è stato problema. Non avevamo dubbi. Intanto ringrazio appunto tutti voi che siete qui, anche chi ci segue appunto tra i colleghi in streaming. Vi ricordo che si possono prenotare per le domande scrivendo all'ufficio stampa Sky. Intanto inizio io ad aprire le danze con gli ospiti che sono qui. E volevo partire da Antonella. Antonella, perché alla fine Pechino Express è diventato un grande acquisto della casa Sky. Volevo chiederti in che modo è stato accolto Pechino e che cosa rappresenta questo programma per l'offerta di intrattenimento Sky. Ok, mi sentite? Sì, allora intanto buongiorno a tutti a Sky, perché abbiamo deciso di fare questa conferenza qui a casa nostra, cosa che accade abbastanza raramente per Pechino. E Pechino è un programma che abbiamo molto voluto a Sky, io personalmente l'ho molto voluto perché rappresenta tante cose. In primo luogo è stato accolto già l'anno scorso benissimo dai nostri spettatori, telespettatori, che è un termine un po' desueto, però dalle persone che lo guardano. E, I fruitori, sì. Cioè, c'è un cormino, un po' consumista. E, è stato accolto molto bene e quest'anno tra l'altro non so se avete avuto modo già di vedere qualcosa col fatto che siamo andati in India, abbiamo aggiunto una componente ancora più flamboyante a questo grande spettacolo. È stato sempre, per andare un po' sui numeri, nei top 3 dei nostri programmi di intrattenimento, quindi livelli altissimi, e anche nella conversazione social è sempre stato nei top 3, perché comunque ogni volta che viene una puntata di Pechino partono grandi dinamiche. Perché volevo arrivare a dire perché Pechino è così rilevante e importante per noi. Allora, intanto io direi lunga vita il format,
perché c'è spesso una conversazione tra gli addetti ai lavori, come noi, dei format, che è tanto tempo che c'è in onda questo format. In realtà chi ha in mano un format come Pechino, posso citare anche Masterchef, ha un tesoro. Il fattore chiave è che questo format continui ad interpretare lo spirito del tempo, continui a rinnovarsi, e sicuramente Pechino lo fa. Perché? Perché ha in sé un viaggio, un grande viaggio che mette alla prova quelli che partecipano e quindi li mette anche a nudo, volenti o nolenti. Rappresenta un cast fortissimo di più o meno famosi, e comunque se non famosi che poi diventano famosi grazie a Pechino, nel mezzo del disagio, e questo ha una componente voyeuristica irresistibile chiaramente. Vorrei citare anche un fattore chiave che è la conduzione, una conduzione spumeggiante e estremamente ironica e intelligente. Io qui ovviamente ringrazio tantissimo l'amico Costantino, che porta sempre questo suo punto di vista così tagliente, così sì, che scopre appunto tutte gli altarini e fa anche scoprire delle cose culturalmente interessanti, che non è così scontato in un programma di intrattenimento. E Enzo, che quest'anno lo accompagna in modo fisso e permanente in questo viaggio, ha vinto già Pechino l'anno scorso, praticamente come se l'avessi vinto, dai, non hai vinto ma quasi. L'anno scorso ha accompagnato in alcune tappe Costantino e rappresenta, diciamo, l'anima forse fisica del viaggio in questa coppia, perché noi ogni anno mettiamo delle novità, no, all'interno di Pechino, e il fatto che anche la conduzione quest'anno sia una coppia è un'ulteriore novità. E infine, queste cose comunque le avevo scritte io, non è che me le sono lette, perché purtroppo mi si stacca la memoria ultimamente, le stesse cose che penso. E infine un programma che dà vita a delle celebrities nuove o anche a delle coppie nuove interessanti. Per esempio, noi adesso stiamo lanciando e lo stiamo girando in questa settimana un nuovo format con Vicky e Paride, che l'anno scorso hanno vinto Pechino Express, e stiamo girando un altro format di viaggi. Volevo chiedere adesso a Fabrizio, qual è stata la sfida produttiva per Banijay per questa nuova edizione di Pechino? Allora, guarda, noi devo partire un po' da lontano per rispondere alla tua domanda. Noi produciamo questo formato dal 2012, è stata un'avventura fin dal primo giorno, perché ha delle caratteristiche assolutamente uniche. È un formato che ogni giorno muove sul campo una troupe di 120 persone, insomma è l'unico formato che ogni giorno deve prendere e spostare una quantità di esseri umani che non ci si crede se non la si vede direttamente sul campo. Quindi chiaramente la sfida è una sfida soprattutto produttiva da un punto di vista organizzativo e da un punto di vista di gestione della complessità, che nessun altro programma ha. La cosa straordinaria è che tutto ciò non si vede da un punto di vista dell'immagine, perché tu hai sceneggiato per una puntata e non è andata benissimo. Quest'anno invece da conduttore ve la siete un po' goduta, da tutti gli agi, gli alberghi, i letti comodi alla faccia dei concorrenti, delle coppie? Allora, c'è un grande pregiudizio verso i conduttori di Pechino. Sfatiamolo, perché non è così. Esatto, tutti pensano che mentre i viaggiatori dormono nei villaggi, noi dormiamo in alberghi di lusso spettacolari come piscine, room service. No, soprattutto spa e palestre che non ci sono. Dormiamo anche noi, come tutta la troupe, come tutti i nostri autori, in dei luoghi disagiati dove si mangia in modo pessimo. A volte, diciamo, tre volte in un mese e mezzo, magari
riusciamo a trovare un briciolo di civiltà e allora noi ci diamo man forte. Enzo è una persona che ho scoperto essere molto generosa, con una grandissima qualità umana secondo me, e mi ha invitato in tutti e tre i ristoranti buoni che ci sono stati in questi due mesi di riprese di Pechino Express, come dicevamo. Costa, Pechino Express quest'anno parte dall'India, una terra che tra l'altro tu conosci bene. Le altre tappe sono state una scoperta invece, ma più in generale, quando ti capita di tornare in un posto magari appunto come l'India, che avevi già visto, tornare con Pechino è un'emozione diversa? L'India è un paese che sta avendo un boom economico enorme, anche per via delle implementazioni di blockchain e varie altre cose. Quindi chi conosce l'India sa che è una nazione che cambia radicalmente ogni 3 anni nell'ultimo periodo, dicono. E quindi l'ho vista molto diversa da tutte le altre volte in cui ci sono stato. Detto questo, è una nazione dove continuano a convivere tradizioni di 7.000 anni fa alla realtà contemporanea, alle tecnologie più contemporanee del pianeta. Sicuramente l'India è il paese che ci è rimasto nel cuore, anche perché forse è il paese più ricco di contrasti, cioè le persone più ricche del mondo e le persone più povere del mondo. È stato sicuramente un inizio duro per noi, perché gli spostamenti in una nazione così non sono più agevoli, non andavamo in limousine e né noi e tantomeno i cari concorrenti, quindi è stato un impatto forte. Però poi gli sguardi, i bambini, le persone che ti accolgono, ci ha assolutamente rapito, ed è stato un bellissimo inizio, duro ma molto bello. Perché Pechino Express è un programma che arricchisce tanto a livello umano, infatti. È fondamentale. Tu a Pechino appunto hai fatto qualsiasi cosa, hai fatto il concorrente, hai fatto il malus, hai fatto il conduttore in corsa e adesso conduttore dalla prima puntata. Cosa ti ha fatto innamorare di Pechino Express? Beh, sicuramente lo dico, io sono stato a Pechino nel 2019 ed è stata l'avventura più importante della mia vita, cioè è qualcosa che ti entra dentro, fatto in un momento speciale, fatto con una persona particolare, la mia assistente con la quale ho un rapporto importantissimo, strettissimo, e mi ha dato la possibilità un po' di staccare da quella che era una realtà un po' falsata, la mia vita quotidiana, eccetera, il lavoro e tutto quanto, e la possibilità di farmi conoscere anche sotto un'altra veste. Credo che sia poi l'aspetto più importante di questa esperienza. E poi che faticosa, con tutti i disagi, eccetera, però che vivi in un modo diverso da quando sei concorrente rispetto a quando sei poi conduttore. I disagi ci sono, ma sono vissuti su te stesso in modo diverso. Quindi se tu mi dicessi che faresti il concorrente o il conduttore, io ti direi che vorrei fare il concorrente, perché con lo zaino e l'adrenalina funzionavo probabilmente meglio, non lo so, insomma. Ha detto una cosa molto importante, Enzo, perché quello che è successo in maniera particolarmente marcata con lui succede in un certo senso con tutti i personaggi di Pechino, con tutti i partecipanti. L'avventura, le condizioni climatiche estreme tirano fuori una realtà inedita e mai vista di tutti i viaggiatori. Sì, poi è sicuramente un programma arricchetto, questo lo si dice proprio tutti gli anni, ma è proprio vero, ci sono delle cose che tu non puoi vivere in altro modo. Solo Pechino ti permette di essere a contatto con le persone del posto, degli sconosciuti che ti aprono casa e che ti danno quel poco che hanno, anche perché poi nel percorso che si fa difficilmente si visitano dei posti super ricchi, c'è gente molto semplice che vive nei villaggi, nelle case piuttosto modeste, ma che ti aprono il cuore, ti aprono le loro porte, ti mettono a disposizione tutto quello che hanno e lo condividono con te con un sorriso incredibile, con la voglia proprio. Io immagino che hanno la fortuna ovviamente di vivere di più i concorrenti rispetto a noi, che come giustamente abbiamo detto all'inizio abbiamo almeno un letto prenotato, di qualsiasi specie, ma è perlomeno sicuro. Almeno c'è. Almeno sicuro. Ottimo. Prima di dare la parola ai colleghi per le domande, chiederei alla regia di mandare un video che ci aiuta a conoscere ancora meglio le nuove coppie protagoniste.